chi non conosce il suo celebre saluto? Ragazzi, è Arale, forse il cartone più bello del mondo, che è stato fatto da Akita Toriyama, il papà di Dragon Ball, che nel 1981 ha creato Arale, infatti, e ha copiato un sacco di personaggi, per esempio la versione idiota di Superman. Superman! Cioè che è stato creato, l'hanno fatto perché per far ridere i bambini. E hanno fatto alcune prove molto fighe, secondo me, fanno troppo ridere, adesso ve le farò vedere. Adesso ragazzi fate attenzione, guardate bene, questa è una cosa che io so fare sicuramente meglio di voi, non credo che riuscirete a battermi! Si chiama la grande prova di coraggio del dito indice. Siete pronti? Ce l'ho fatta, evviva, sono coraggioso! Non credevano nelle mie capacità, ma questa volta li ho convinti! Ho vinto e ho dimostrato il mio grande coraggio! Guarda! Il dottor Slump, cioè il creatore di Arale, è, come si dice, è un maiale e si è innamorato della signorina Midori, che fa di tutto per innamorarsi. Poi al 221esimo si sposeranno con un'invenzione del dottor Slump e la... E si sono sposati e hanno creato un figlio di nome Turbo. Il rivale di Slump, il dottor Mashrit, ha creato una macchina da guerra che finisce per innamorarsi di Arale. Che questa è una cosa molto strana. E poi tra 10 anni avranno un figlio, però non so come si chiama. È una cosa molto figa. Poi c'è una specie di alieno che... che trova il professore con la macchina del tempo insieme a Pisce e Arale, e fuori esce una specie di dinosauro che viene riconosciuto come fratellino d'Arale. Poi dopo un po' di tempo si suddivide, diventano due. Poi ci sarà anche Arale ci sarà in Dragon Ball. Adesso vi farò vedere un pezzettino. Scusi signore, come si sente? Goofy! Dannazione, dove mi trovo? Che è successo? È il villaggio pinguino. Villaggio pinguino, mai sentito nominare. Oh. Non mi aspettavo di trovarlo ancora vivo. Vecchio signore, vogliamo giocare un po' insieme? Vecchio signore, ci mancherebbe altro, uno spietato killer che si mette a giocare con una ragazzina e due marmocchi. Di nuovo tu! Guba! Fantastico! Adesso pagherai per quello che mi hai fatto. Sei stato molto fortunato a sopravvivere. Nessuno resiste alla tecnica Dodompa. Per fortuna avevo in tasca la sfera del drago. È stata proprio lei a salvarmi. Da qui gente è tutto, quindi ciao e al prossimo video.